Giancarlo Pava e sono il presidente della Fondazione Michelucci. E sono molto felice di essere qui con il sindaco per l'inaugurazione di questa mostra, che è uno dei momenti, speriamo, significativi dell'anno di storia capitale della cultura. Oggi presentiamo una mostra importante, un omaggio sentito, affettuoso e doveroso della città al suo maestro più importante, almeno per la città contemporanea. E qui si vede bene però anche quella dimensione più larga, metaforica, del cantiere come progetto di società, come costruzione, elaborazione corale, collettiva di una nuova possibilità di vita. Grazie a tutti e buona mostra. Che proprio una caratteristica di Michelucci, che è quella di immaginare cose che non ci sono, di immaginarle strane, di immaginarle bizzarre, ma di immaginarle nuove anche. L'aggettivo nuovo è uno degli aggettivi più usati da Michelucci, non c'è nostalgia del passato fine a se stessa, c'è l'idea che la città è una macchina sociale che cambia continuamente, che travolge gli equilibri del passato e che costruisce di nuovi. Ma nel dissenso, tra sé e gli altri, tra artista e mondo, tra la solitudine del progetto, la collettività della costruzione sociale del progetto e della città. I traumi bellici rimettevano in discussione il tema di quella che avrebbe dovuto essere la città del futuro. E proprio in questo dialogo a distanza con le Corbusier vediamo il grande valore di anticipazione delle posizioni di Michelucci. 4-5 anni prima degli architetti dei CIAM, Michelucci avvia un pensamento dell'insegnamento delle Corbusier che mette le Corbusier contro le Corbusier, che è la stessa operazione che anni dopo. Cioè Michelucci, prima di sé, prima di Dio, prima di altri, critica radicalmente il Le Corbusier della Carta d'Atene, il Le Corbusier che ha fissato i canoni di quella della urbanistica razionale e riscopre l'altro Le Corbusier, il Le Corbusier della progettazione megastrutturale, il Le Corbusier del piano d'Algeri del 30 che risolveva la progettazione della città con la progettazione di un'unica macrostruttura nella quale venivano abolite tutte quelle divisioni, quelle separazioni che appunto Michelucci criticava nella città. Lo sperimentatore, addirittura inglese, ma ossessivo direi, sempre insoddisfatto con Michelucci, passando da un'opera all'altra, dove vedete che riparte sempre da capo, ha questa forza di liberarsi di tutti i pregiudizi e di riaffrontare il tema che gli viene proposto nella sua realtà contestuale. Ecco, questo me l'ha insegnato lui. E questa sua nuova città, alla quale lui che ha inseguito, ha perseguito per tutta la vita, insomma, nasce da lontano, come ha messo in evidenza Ezio, già dal saggio del 43, pubblicato su Domus, sulle città antiche e vita moderna. Sono, a mio avviso, vincolatori, insomma, del suo pensiero che poi, in quello stesso anno, 43, come 44, di fronte alla città distrutta di Firenze, lo stimolerà in questa epopea, in questa campagna, insomma, perversa,
per una Firenze moderna, nuova, sul fiume, come sapete. Arriva a scrivere su Domus nel 43 e poi anche su Stile. A mio parere, la città, sede della vita umana, tra gli attributi dell'eternità. Quindi la vita quotidiana si solidifica in pietre, in materia e in spazi parlanti. È l'attributo dell'eternità, non solo per la conformazione che la vita le ha dato, non di quella che le ha dato gli architetti o i progettisti, ma perché, scrive, la città antica è da considerarsi proprio in nome di questi suoi elementi, e la parola elemento va, come vedete, quello che ha detto Ezio, come cosa immutabile che spetta a noi conservare. Quindi arriva a dire una cosa di questa, sostiene una strumentale, vede una strumentale eternità relativa nel quotidiano, nelle piccole cose quotidiane. E questo è anche un punto fondamentale che riprenderà nei grandi dibattiti del libro, nel 57, come Luca, antico e nuovo, dove si dirà che il nuovo, insomma, è come, per usare una metafora classica, è un giovane sulle spalle di un gigante che è l'antichità. L'antichità però vista, come ho detto, come fertile, come fecondatrice di nuovi sviluppi. Grazie. Il perché di tante cose, e cioè della funzionalità dello spazio, ad esempio, un elemento fondamentale, della mancanza assoluta di decorazione, va bene che c'era la natura, cioè che era un elemento che arricchiva l'architettura di questa. Poi il rapporto che c'era fra il lavoro, l'ambiente di lavoro, cioè fra la campagna, e la struttura generale e particolare della casa, così da stabilire veramente una continuità fra l'uno e l'altro e non avvertire una frattura tra il momento del lavoro e il momento del riposo. Sì, ma insomma il giardino degli incontri è una cosa straordinaria. Una cosa straordinaria perché non c'è un carcere al mondo che abbia un'opera d'arte. In Italia si è tentato attraverso le pratiche di questa legge, per cui anche nei luoghi più orribili, vendere un'opera d'arte secondo una percentuale, non so se l'1% o altro, ma questa invece non è una statua che si inserisce, è un'opera d'arte a sé, ma essere il parametro su cui far vivere quel carcere, che è oltretutto anche quel carcere un'opera progettuale di architetto, l'unica degli ultimi decenni in Italia. E invece un'amministrazione penitenziaria perversa è riuscita a far sì che il carcere di Sorrigiano sia non conosciuto come il luogo del giardino degli incontri, ma come il carcere peggiore d'Italia. Cioè questa frase, prima è stata ricordata una frase sinteticista, questa è un po' più lunga, ma è ugualmente straordinaria. Se dipendesse da me, vorrei togliere ogni diaframma all'interno della città, aprire gli ospedali, le carceri, perfino i cimiteri, installando rapporti nuovi. Bisognerebbe abbattere o ridurre al minimo quelle muraglie, più bello muraglie che muri, muraglie che dividono la vita di coloro che sono dentro da coloro che sono fuori. Ogni edificio dovrebbe prolungarsi nella città e la città dovrebbe abbracciare l'edificio. Adesso arriviamo a uno delle cose che si vede
concepisce lo spazio della costruzione, cambia completamente la strada che segue, e lo spazio, e seguire lo spazio vuol dire seguire esclusivamente un pensiero di vita. È la vita stessa in fondo che suggerisce lo spazio. A pensare che si disegnava su carta assorbente, col carta assorbente, con l'inchiostro di china, con una penna, quello inzuppato nell'inchiostro di china, e si doveva disegnare. La carta, se uno si fermava un momento per pensare, succedeva che nella carta assorbente veniva fuori una macchia enorme di inchiostro di china, e quindi era un foglio di carta da buttare via. Quindi non bisognava pensare, quello era il punto di partenza importante. Allora divenni tanto bravo che fui anche premiato e fui mandato a Roma addirittura con un premio dell'Accademia per la mia bravura nel disegno. Dopo ho dovuto fare tutta la fatica possibile e immaginabile per dimenticare che sapevo disegnare, per arrivare eccetera e cominciare a pensare. È vero. Quindi c'è stato tutto questo processo. Chirurgi tornava a fare teatro esattamente in mezzo secolo dopo il suo esordio, che era stato il terzo marco Michelucci non rinuncia alla prora marmorea, già immaginata nella famosa rappresentazione delle Cave di Carrara. Per le volte che l'ombra della morte torna in Monteverdi, magari per essere festosamente esorcizzata alla fine di In Alpi, Canti di Marte, quella prora, quasi prora di un'arca arenatasi su un Ararat metafisico, poteva venire occupata da un caronte e adombrare la barca del traghettatore della palude Stygia. Una grande festa piena di stupore. Per potersi ritirare magari in preghiera, oppure per partecipare a tutta la vita che avviene nella Chiesa, quando potrà trovare un luogo dove potersi riunire, dove poter parlare, o dove assistere alla celebrazione della Messa, quando per la popolazione parlare di secondo, allora non vedrà, non andrà più a vedere l'architettura, ma andrà a vivere.
nasceva dalla inversione della tradizionale immaginazione di una cosa a partire dalla realtà per com'è, no? Il detto kennediano suggestivo, guardo la realtà per com'è, la immagino per come potrebbe essere. Io credo che in realtà la ricchezza del possibile, che è la più grande e promettente lezione di Giovanni Michelucci, derivasse da questa invenzione, dall'idea che la possibilità più radicale, più aperta al futuro, l'apertura di una porta sul futuro, derivasse dalla possibilità alla luce della quale le molteplici possibilità dell'essere umano e del futuro possibile, leggere la realtà, non il qui stava in quella carica visionaria. E se parlavo dall'ultimo della città di Vienna, e Giovanni Michelucci disse a questo proposito questo: sono convinto che la città del dialogo, la città ecumenica, la città mondo alla quale ho sempre creduto, si potrebbe aggiungere la città variabile, la città terra, e per la quale ho inteso lavorare, rappresenta il più importante approdo della speranza di tutti gli uomini della terra. Ed è partecipo delle figlie che io ho pensato, che ho realizzato, voglio che quest'uomo abbia la sensazione di essere considerato, di non essere dimenticato, di non essere un oggetto, ma di essere un elemento fondamentale per giustificare quella forma.